Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. È ripresa con diverse audizioni e sedute di commissione l'attività del Consiglio regionale dopo il periodo pasquale. A Palazzo Lascaris si sono riunite le commissioni trasporti, lavoro, ambiente, cultura e sanità. Sono aperte le consultazioni online sulla proposta di legge per l'istituzione di percorsi e palestre salute con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica sia come prevenzione che come terapia e riabilitazione. Tra le novità, l'introduzione della settimana regionale dello sport. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Qual è la ratio di questo progetto di legge? È quello di considerare l'attività fisica e l'attenta alimentazione come parte integrante della terapia. Cioè, oltre alla somministrazione del farmaco, noi intendiamo la somministrazione fisica come un farmaco integrativo. Deve essere una rivoluzione culturale. Un doppio appuntamento per non dimenticare. In occasione del 102esimo anniversario del genocidio armeno, il Comitato regionale per i diritti umani, con l'associazione solidale ASSO, ha proposto un convegno e uno spettacolo teatrale dal titolo La voce delle pietre urlanti. È stato presentato a Palazzo Lascaris il progetto Omaggio a Gonen, che si propone di impreziosire le facciate di alcuni edifici del centro storico di Giaveno nel Torinese con affreschi che riproducono le litografie realizzate da Gonen per l'edizione quarantana dei Promessi Sposi. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. La grande notizia di oggi è l'impegno dei cittadini di Giaveno, proprietari degli immobili del centro storico, che si sono uniti in associazione e che a totale loro carico portano avanti un progetto importante che riscopre la storia delle nostre radici. Da parte mia l'impegno a presentare alla Giunta un progetto per sostenere queste attività non soltanto su Giaveno ma sui territori del Piemonte. Il Consiglio regionale scende in campo per la partita del cuore che torna a Torino il 30 maggio con una raccolta di fondi a favore della ricerca. Collegato all'evento il concorso Un Cuore Rap, rivolto alle scuole medie e superiori del Piemonte. Molti i testimonial della manifestazione. Ciao, sono Tommaso dei Perturbazione, nella mia Torino farò parte della giuria che giudicherà i vostri lavori che potete mandare fino al 26 aprile. Si tratta di scrivere un pezzo, è un lavoro creativo e dovete utilizzare alcune parole che hanno a che fare proprio con la partita del cuore, con il concetto di beneficenza e di solidarietà. Declinate a vostro modo, ci vediamo il 30 maggio alla partita del cuore allo Juventus Stadium. Ciao! Un'intera giornata di appuntamenti e iniziative per celebrare il 25 aprile. Si tiene al Polo del Novecento la festa grande d'aprile, organizzata con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e la collaborazione della città di Torino. È tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. Buon proseguimento. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.